Amiche e amici di Resini TV, siamo a introdurre la quarta delle nostre trasmissioni, brevissime ma molto intense, realizzate alla BT di Milano. Avremo ospiti fra poco davanti alle nostre telecamere l'assessore Chiara Biondi, fra le altre cose con delega alla cultura, e il consigliere regionale Giacomo Rossi. Assessore, è una giornata bella per la Regione Marche, davvero un'ottima presentazione per tutti noi. Let's Marche, Pesaro Capitale della Cultura 2024, l'assessore alle attività culturali ha di che essere contenta. Beh sì, sicuramente è un'occasione unica, straordinaria, poter avere nel 2024 Pesaro Capitale Italiana della Cultura, sicuramente un focus importante appunto sulla nostra regione, un progetto tra l'altro molto ambizioso, la natura della cultura, il fatto anche di aver coinvolto tutti i 50 comuni della provincia in maniera tale che ciascuno possa essere per una settimana capitale italiana della cultura. Ciò significa che c'è un tessuto culturale, diciamo, molto radicato nella provincia di Pesaro che sente fortemente questo, diciamo, questo evento e soprattutto questa grande occasione. Quindi tra l'altro un programma molto ricco che coinvolge sicuramente la provincia ma inevitabilmente coinvolge l'intera regione. Peraltro è stata creata la carta che permette di poter vedere in tempo reale tutti gli avvenimenti culturali che avvengono nella Regione Marche, anche questa è una grande opportunità per i visitatori. Beh sì, sicuramente la possibilità di dare a tante persone l'opportunità di poter godere appieno di tutti quelli che sono gli eventi e non solo, perché ad esempio anche le visite nei musei possono essere parte integrante di questa carta che noi vorremmo ovviamente estendere a tutta la Regione Marche e quindi cercare di coinvolgere tutti i comuni della regione, perché credo che sia un'occasione unica per l'intera regione, come ricordavo prima, e quindi il fatto di poter raggiungere più persone possibili, credo che anche questo sia una sfida importante. Dal suo punto di vista, dopo aver visto i dati di questa mattina sul turismo nelle Marche, ci si aspetta molto dal 2024? Beh sì, diciamo, i dati ci dimostrano che sono sempre in crescita e questo significa che la Regione Marche sta lavorando cercando di intercettare il più possibile turisti. È ovvio che turismo e cultura rappresentano inevitabilmente un binomio particolarmente significativo e credo che quest'anno una spinta in più l'avremo grazie a questo appuntamento unico e straordinario che tra l'altro appunto inizia il primo, diciamo, di gennaio e finisce il 31-12, quindi sicuramente tutto un anno dedicato alla cultura probabilmente avrà delle ripercussioni significative anche per quello che riguarda l'aspetto turistico. Consigliere Giacomo Rossi, è sicuramente stato anche quest'anno un successo l'esperimento di presentare le Marche attraverso le sue eccellenze enogastronomiche, ma ovviamente non solo. 2024 un anno importantissimo per la nostra regione. Importantissimo a partire chiaramente da Pesaro Capitale della Cultura, che abbiamo voluto sostenere anche come Regione Marche. E sì, una regione che presenta i suoi prodotti, presenta le sue eccellenze, presenta i suoi grandi eventi che partiranno appunto dalla primavera per tutto l'anno. Quindi una regione che crede fermamente nel turismo e che cerca in queste occasioni di poterlo valorizzare al meglio. Ed è la classica occasione nella quale sono fondamentali le sinergie e in effetti sembra che l'impressione sia proprio quella, sta uscendo un grande lavoro di squadra. Certo, anche perché veniamo qua interlocutori privati, enti intermedi, istituzioni, comuni, questo è un gioco di squadra, non si può promuovere un territorio singolarmente, si deve promuovere tutti insieme e tanti attori sono qua proprio per questo. Quindi ecco, un lavoro di squadra che sicuramente porterà un buon riscontro per il turismo nella nostra regione, come tra l'altro c'è stato anche nello scorso anno, nonostante il calo del turismo complessivo. Quindi ripartiamo dalla BIT per poter ritornare in forma alla grande e avere dei buoni successi in questo importante settore.
Concludiamo con una battuta del ministro Santanchè, che oggi è stata presente nello stand delle Marche. Ha detto che le Marche rappresentano nel loro piccolo un'Italia in miniatura. È veramente così? Sì, c'era un bellissimo slogan, tra l'altro, della regione, coniato anni fa: le Marche, l'Italia in una regione, perché siamo veramente una regione poliedrica con tante differenze, dal mare alla montagna, alle colline. Vedo qui, ecco, il pannello delle grotte di Frassassi, che è altra regione che ha un patrimonio culturale, anche geologico, per dire, come quello delle grotte di Frassassi. Quindi abbiamo tutto e dobbiamo continuare a lavorare per promuovere il nostro territorio, perché chiaramente la promozione è una cosa fondamentale. Non si può, nonostante noi abbiamo tante eccellenze, tante cose da vedere, non possiamo prescindere dal fare promozione. Siamo appunto qui per questo. Grazie davvero, buon lavoro. Grazie a voi.